Quindi ragazzi, se voi vedete una bevanda incustodita, anche se non aperta, nel dubbio voi non provate assolutamente a berla perché potreste pentirvene amaramente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, continua la serie dei video in cui parliamo di avvelenamenti. Anche in questo video parleremo di questa terribile macchina giapponese che conteneva queste bevande dalle quali una serie di persone hanno bevuto e 12 persone sono sentite male e poi sono decedute. Yay, che allegria, un altro video di avvelenamento. Prima di iniziare con questo video, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace qui sotto se volete altri video come questo e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questa storia, che mi piace sempre tantissimo leggere le vostre opinioni. Non sapete quanto mi piace scambiare idee, specie su questi argomenti un po' scioccanti con voi. Vi ricordo anche che io pubblico nuovi video tutti i lunedì e i giovedì alle 13 su questo canale in cui parleremo di crime e sull'altro canale, quello sul Giappone. Per chi fosse interessato anche dei video sul Giappone, ve lo lascio qui. Farò dei video, spero, o almeno ci provo, tutti i sabati, quindi vi aspetto anche su quel canale. Il sabato a qualche ora uscirà un video. In ogni caso, tornando a questo caso, è avvenuto il 30 aprile del 1985 nella città di Fukuyama a Hiroshima e queste persone sono state avvelenate con il paraquat, non so come si pronunci, comunque questa sostanza altamente tossica. Iniziando dal principio, il 30 aprile del 1985, questo guidatore di un camion si è ritrovato davanti a questo distributore incriminato e ha notato che c'era questa bevanda che, tra l'altro, non lo so, piace a tutti gli italiani, questa specie di bevanda che si chiama Diamond Sea, che è estremamente popolare in Giappone. Tra l'altro, in quegli anni erano proprio gli anni in cui era spinta tantissimo e cercavano di promuoversi. Quindi succedeva che se tu prendevi un qualsiasi drink da quel distributore, ti davano in omaggio anche una di queste bottigliette di questa specie di aranciata. E l'uomo che cosa ha fatto? Praticamente è sceso dal camion, ha notato che c'era sopra al distributore questa bottiglietta di Diamond Sea che non era stata bevuta. Avrà pensato che magari la persona che ha preso un drink, si è presa il suo drink, non voleva questo Diamond Sea e quindi l'ha lasciato lì. L'uomo ha quindi fatto la fatale e triste decisione di prendere quella bottiglietta che era rimasta lì sul distributore e berla. Tuttavia, un mese più tardi è deceduto e analizzando il suo vomito si è scoperto che appunto aveva consumato questo paraquat, che era quella sostanza estremamente tossica di cui ho parlato all'inizio del video, che è un pesticida. Immaginatevi bere un pesticida. Ho fatto un po' di ricerche su che cosa diciamo può provocare questa sostanza e sembra che praticamente andrete incontro veramente a una morte per nulla piacevole, perché comunque il vostro fegato inizierà a cedere, il vostro cuore inizierà a cedere, quindi diciamo che tutti gli organi un po' alla volta si logoreranno e finirete per lasciarci le penne, purtroppo. E sembra che vi provochi una specie di bruciore chimico nella vostra gola e nel vostro intestino, come se vi fosse scottati. Immaginatevi dentro l'intestino e nella gola, che male che deve fare. Nei successivi 7 mesi, una serie di persone sono morte in circostanze molto simili a quelle di questo uomo, tutti consumando questi drink che erano stati trovati vicino a questi distributori. Quindi, ragazzi, se voi vedete una bevanda incustodita, anche se non aperta, nel dubbio voi non provate assolutamente a berla perché potreste pentirvene amaramente. Ma la cosa, diciamo, più terrificante è che in tutto questo lasso di tempo di 7 mesi, queste morti sono state provocate in ben 8 diverse prefetture. E queste città erano Hiroshima, Osaka, Fukui, Miyazaki, Saitama, Nara e Miyagi, poi un altro in Osaka e un altro in Saitama. E la settimana scorsa sono stato proprio a Nara, quindi chi volesse vedersi il mio bel video su Nara e io che andavo a giocare con i cerbiatti, ve lo lascio sull'altro canale, magari dopo fateci un salto. Non so se è già uscito o se uscirà nelle prossime settimane, però vi aspetto un bel video. Una delle vittime che appunto ha bevuto uno di questi drink è stata questa ragazza di 17 anni, che invece ha trovato una Coca-Cola dentro il distributore. Avete presente che
che voi, se prendete magari un drink, lo premete e poi non lo estraete dal distributore e lo lasciate lì. Lei si è trovata una Coca-Cola, ha detto: oh, che fortuna, una Coca-Cola gratis, l'ha bevuta e purtroppo ha fatto questa tristissima fine. Questo è stato l'ultimo caso che è stato registrato e alcune persone hanno sospettato che il killer avesse scelto di smettere con questi crimini perché la persona che ci ha perso la vita è stata questa ragazza. È stata anche l'unica ragazza che ha bevuto da queste vending machine e non lo so, forse questo potrebbe essere una delle ragioni per cui questo killer ha smesso di commettere questi crimini, o forse si trattava solamente di una circostanza. Alcuni anche sospettano che magari questo killer fosse in realtà una donna che voleva vendicarsi del genere maschile. Sono state fatte una serie di speculazioni, di ipotesi, e soprattutto era una persona che commesso tutti i crimini, oppure magari era una specie di sistema catena o qualche setta. Ho fatto anche il video, no, sulla setta di Home, ve lo ricordate, che hanno ucciso tutte quelle persone nella metropolitana di Tokyo, quindi potrebbe anche essere che si trattasse di qualcosa molto più grande di quello che si potrebbe pensare. Io non lo so, ragazzi, che cosa ne pensate anche voi? Scrivetemi se avete delle idee, delle ipotesi su questo distributore. Voglio anche sapere se voi assaggereste uno di questi drink, se vi trovate una Coca-Cola gratis dentro il distributore, lo prendereste o lo lascereste lì? Altre persone hanno anche sospettato che magari si potesse trattare di un salaryman che magari faceva un sacco di trasferte. Sapete, in quegli anni comunque non è che si usasse tantissimo internet, quindi molto spesso i businessman dovevano viaggiare da una prefettura all'altra magari per incontrare clienti. Oppure altre persone hanno detto: magari qualcuno ha sentito di questa storia sulle notizie e ha deciso di provare anche lui a uccidere qualcuno. Non possiamo saperlo. Questa secondo me forse è una delle ipotesi più spaventose. Immaginatevi sentire di un crimine e voler provare a farlo voi stessi. Purtroppo ci sono veramente una serie di dubbi e misteri che avvolgono questo caso e purtroppo non ci sono informazioni a parte delle persone che ci hanno perso la vita. La cosa brutta è che in quegli anni non c'erano nemmeno delle camere di sicurezza, quindi non si poteva veramente mettere insieme tutti questi casi e cercare di creare una mappa per riuscire un pochino a capire chi avesse potuto compiere delle azioni così spregevoli. Io, ragazzi, avevo sentito di questo caso, volevo veramente farci un video molto accurato, però purtroppo le informazioni che ho potuto reperire in internet erano molto limitate, benché ben 12 persone sono morte in queste circostanze. In ogni caso, durante tutto questo periodo c'erano anche una serie di cartelli che erano posti su tutti i distributori che dicevano: non prendete drink che non avete comprato voi stessi. Inoltre guardate bene che la bevanda non sia stata aperta o manomessa in qualche modo, perché chissà che cosa ci poteva essere dentro. Tra l'altro non ricordo se c'era stato un caso simile anche in Italia, che qualcuno andava con una siringa a mettere del veleno dentro dei drink. Può essere, se qualcuno si ricorda di questo caso me lo potete gentilmente scrivere qui sotto. A me veramente spaventa tantissimo, perché immaginatevi andare in un supermercato o andare a prendere un drink in un distributore. Siete lì in un posto che voi ritenete sicuro, magari in pieno giorno, siete tranquilli, prendete quel drink, lo bevete e nel giro di poco la vostra vita si spegne. Cioè, è una cosa che mi fa veramente gelare il sangue e soprattutto mi fa davvero arrabbiare quanto questa persona sia stata vigliacca o un gruppo di persone e abbia commesso un crimine così grave, perché capite, è proprio una di quelle cose che la gente fa senza una ragione. Capirei di più, che ne so, quando abbiamo fatto il video sulla vedova nera, una donna che abbia voluto uccidere il suo marito per poter, diciamo, collezionare i soldi dell'assicurazione. È orribile, però almeno c'è un movente, cioè questo è proprio uccidere per il piacere di farlo, magari per l'adrenalina che scatta quando potreste essere beccato, forse no, un po' come quel ragazzo Shonen A di cui ho parlato in qualche video, che aveva mandato tutte queste lettere alla polizia: questo è un gioco, sto mettendo la mia vita a repentaglio. Non lo so, però quei casi potevo un pochino capirli di più. Questo proprio non riesco veramente a spiegare, se magari, che ne so, si trattava di una scommessa o qualche sadico. Io penso che sia stata una persona principalmente, può esserci qualcuno che si è aggiunto, ha commesso qualche altro crimine, però in generale io sospetto che si tratti di una persona. O magari era proprio un'azienda che odiava questa bevanda e voleva in qualche modo che la gente smettesse di bere questo drink. Potrebbe anche essere questo, capito?
Ecco, in quel caso potrei capirlo un po' di più. Una cosa però divertente è che questo drink è ancora super popular qui in Giappone, cioè si trova in moltissime vending machine, se venite in Giappone sicuramente troverete questa bottiglia. È buono, sembra un'aranciata super piena di vitamina C, diciamo, perché sembra super densa e sembra super proprio piena di arancia. Però sembra incredibile che dopo tutta questa storia praticamente il drink ne è uscito, diciamo, da drink sconosciuto a drink sulla bocca di tutti. Quindi paradossalmente è stata fatta anche una, non so se una buona pubblicità, però sicuramente si è alzato il brand awareness di questo prodotto. Vi immaginate se fosse stata l'azienda stessa che magari aveva escogitato questo piano per cercare di vendere più drink? Ok, qui stiamo cadendo un po' in qualche teoria complottistica, però la storia è talmente assurda che bisogna trovare qualche ragione un po' assurda. Vi lascio comunque un pezzettino della pubblicità. In ogni caso, una cosa interessante di questo drink è che hanno cambiato il tappo. Prima era una specie di tappo di quelli che giravi, che poteva essere facilmente manomesso, lo richiudevate bene e poteva sembrare un nuovo drink, mentre ora hanno messo questa specie di cap che praticamente una volta aperto non potrete più richiuderlo, cioè sarebbe palese che qualcuno ha tentato di aprire quella bottiglia in modo da evitare futuri prossimi avvelenamenti. Ragazzi, questa era la storia di oggi, spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate e noi ci vediamo con un nuovo video. Un saluto da Seba, ciao!